Si rafforza la collaborazione nell'emergenza-urgenza tra l'ASL Gallura e il Mater Olbia Hospital. Nei giorni scorsi si è svolta una simulazione che ha coinvolto gli operatori delle due strutture nel percorso stroke. Un approccio multidisciplinare fondamentale per le cosiddette patologie tempo-dipendenti, che è stato affinato negli anni e che consente di gestire questo tipo di emergenze sul territorio gallurese. È un percorso che mi riempie di orgoglio perché ci ho partecipato dall'inizio e che ci permette di gestire interamente in Gallura tutti i problemi neurologici che fino a qualche anno fa dovevano essere gioco forza trattati a Sassari, per non dire in territori lontani come quello di Cagliari, ma soprattutto ci permette e ci ha permesso di cambiare la storia clinica di questi pazienti, che hanno una chance in più di guarire senza aver nessun residuato e di poter tornare ad una vita assolutamente normale. L'iniziativa è stata supportata dall'Accademia Angels, che attraverso il monitoraggio delle tempistiche e lo sviluppo di nuovi protocolli ha come obiettivo quello di aumentare il numero di pazienti trattati negli ospedali attrezzati per l'ictus e ottimizzare la qualità del trattamento in tutte le stroke unit esistenti, creando una rete virtuosa. La simulazione è cominciata nel pronto soccorso del Giovanni Paolo II con il triage, la valutazione clinica e la gestione infermieristica della paziente. Durante l'esercitazione sono stati rilevati i parametri vitali, il monitoraggio degli stessi, gli accessi venosi e prelievi, poi il passaggio in radiologia con l'esecuzione della diagnostica e il trasporto in ambulanza al Mater Olbia, dove la paziente ha proseguito il percorso emergenziale nella unità operativa di neurologia e stroke unit. Sono situazioni anche emotivamente molto pregnanti, per cui diciamo, se non è presente un addestramento continuo che permette di agire quasi in automatico, in genere si perde del tempo, e questo è quello che noi cerchiamo di ottenere con dei percorsi simulati.